Benvenuti a questo nuovo video. In questo nuovo video parlerò del latte emostatico poco conosciuto, il latte emostatico russo chiamato Alfa. È il più innovativo latte emostatico che c'è in circolazione, a differenza dei vari tourniquet che lavorano col principio del tornio, che vanno a stringere. Questo è un latte emostatico nudo e crudo, vero e proprio. A differenza del Langebeck, questo ha delle qualità ovviamente nuove, innovative. Intanto la forma, come vedete, è ondulata, queste righe, il fatto anche che può essere messo sulla pelle nuda, non comporta la necrosi di vene, arterie o il danneggiamento di nervi. Grazie a queste ondulature permette anche un leggero afflusso di sangue che non porta alla morte, ma permette di tenere irrorati un po' i tessuti, scongiurando il rischio di amputazione. Altra cosa è che può essere messo anche a bassissime temperature, si parla dell'ordine di meno 50 gradi, cosa che invece con l'altro sconsigliavano sotto gli 0 gradi, perché la gomma tendeva a rovinarsi. Altra cosa, questo tipo di laccio, a differenza dell'altro, non si rompe tirandolo manualmente, quindi noi anche se andiamo a fare forza, non si rompe. Non ha più i fori e i passanti, ma è stato sostituito con questo laccetto di gomma anch'esso. In caso di rottura del laccetto è sufficiente fare un nuovo nodo al laccetto per continuare ad usarlo. Le modalità, i modi e i casi del perché viene utilizzato e come non le sto a ripetere. Potete vederli nel video precedente riguardante l'altro laccio emostatico. Adesso andremo a vedere come si applica questo laccio. A differenza del precedente laccio emostatico, questo è molto più corto, quindi scordatevi la possibilità di fare compressioni, bendaggi, oppure andare a fare nodini, riutilizzarlo in altro modo. Questo deve essere utilizzato così com'è. Come viene utilizzato anche il suo sistema di ferro? Beh, intanto, essendo ondulato e avendo questa gomma, si autoblocca su se stesso. E in più c'è il fermo causato dall'accetto. Come sempre, il buon Stefano mette a disposizione le sue braccia e andremo a vedere. Va iniziato a mettere dalla parte dove non c'è il laccio. Andiamo a metterlo. Si tende. Vedete, già mettendo l'uno sull'altro, io anche se non faccio forza, rimane bloccato. Una volta arrivati alla fine, si prosegue con il laccetto, lo si fa girare e lo si va a mettere nella parte finale. In questo modo trattiene il laccio emostatico. Come vedete l'ho messo in maniera rapida, molto veloce, fa la sua compressione, quindi non permette al sangue di defluire verso la parte infortunata. Per la rimozione è altrettanto semplice, andiamo a mettere il nostro dito, togliamo il laccettino da sotto che fa il blocco e un giro alla volta andremo a ridurre la pressione sull'arto, andandolo a liberare. Questo ovviamente per tutti i quattro gli arti dove si trova la ferita. Spero che questo breve video su questo laccio emostatico vi sia stato utile, abbiate scoperto questo laccio emostatico poco conosciuto russo, come detto prima il laccio emostatico loro lo chiamano Alfa, è molto valido, di costruzione robusta e come sempre direi al prossimo video. Ciao ragazzi!